arriva al derby di quest'oggi comunque in buona forma sin dall'inizio, vale a dire Claudio De Rosa, il capitano, integra intanto coreografia a Bastia, 500 gli spettatori partiti in questo istante, il Savoia a giocare, come abbiamo detto, il primo a sturbare la visuale del portiere, parte Guarro con il sinistro, parabola alta, poi salta bene un avversario, attenzione, si tratta di Renna, traversone con il destro, interessante la smanaccia sulla destra, ma la fronte viene servito adesso, ma la fronte si porta il pallone sul sinistro e poi scarica, un gol spersa, come tale non ci ha messo neanche la mano ed ovviamente poi stoppa la propria avanzata, serve Mattioli in area di rigore, il numero 11, salta pallonetto, attenzione, il sinistro al centro, il tiro del numero 7 della Cavese, poi De Rosa recupera il pallone, Rinaldi esplode il destro, traversa. Viene a prendersi il pallone ai 45 metri, cerca un compagno libero, poi prova a fare tutto da solo, esplode ancora il destro, bravo ancora Vitiello che ci mette le mani. La squadra è ora molto lunga, Lordi in possesso palla per gli ospiti, esterno destro illuminante per De Rosa, attenzione, un po' in ritardo Viscido, De Rosa potrebbe andare al traversone, salta Viscido, si porta sulla linea del fondo, traversone basso verso Incoronato che poi tocca all'indietro in qualche modo per Lordi, steso al limite dell'aria, occasione per la Cavese, va De Rosa con l'interno destro, pareggio della Cavese, decimo della ripresa, Claudio De Rosa siglando il strato da Incoronato, lancio avanti per De Rosa, attenzione, il Savoia è sbilanciato, De Rosa velocissimo, entra in aria, il sinistro Vitiello con una mano, la palla resta però lì, è fuori, clamorosa occasione fallita da De Cavese, viene anticipando l'attaccante del Savoia, poi Nasto recupera bene il pallone al centrocampo, lo serve a Di Capo, avanza il centrocampista Vicenti Minai, rigore solo, fuori, incredibile errore di Vicentin, incredibile errore, era completamente solo, la versione al centro verso Vicentin, colpo di testa per Manfrellotti, in area di rigore Manfrellotti, il destro sull'uscita come tale, incredibile il salvataggio sulla linea.